E ho già detto che noi ci sentiamo tranquilli perché è tanto che le usiamo, quindi non l'abbiamo sicuramente fatto perché andava di moda. Però l'impressione che abbiamo fatto è questa: probabilmente alcuni valori che noi mettiamo sotto il tema di beni comuni, come la condivisione, le scelte partecipate, un approccio che guardi più alla persona, in realtà erano tutte cose che già in passato si facevano. E forse riportare attenzione a questi temi adesso è perché in qualche modo certe cose c'è necessità di ritornare anche al passato. Quindi con Fabrizio dicevamo perché non proponiamo una serata di riflessione in cui i tre nostri ospiti che conoscono bene la storia del nostro territorio, del mondo operaio, di quello che succedeva delle mutualità dentro le aziende, perché non facciamo una riflessione su come queste tematiche venivano vissute nel passato, partendo dal presupposto che probabilmente la storia ci può ancora insegnare ed aiutare a fare qualcosa. Pensiamo all'esperienza della Leone Rossi di Schio, ma di tutto il territorio, quindi anche di Sant'Orso, con quello che ha fatto Alessandro Rossi a Sant'Orso con il Podere Modello, eccetera. E per andare in una realtà un po' più lontana, ma altrettanto significativa, per altri aspetti forse più interessante, quella della famiglia Olivetti ad Ivrea. E quindi abbiamo pensato di proporre questa serata che guarda al passato, per poter però guardare poi anche al futuro con degli occhi diversi, con delle conoscenze diverse. Citando la storia, mi piace ricordare anche che stasera, oggi è il 29 aprile, sembra perché la storia ci insegna, 68 anni fa, il 29 aprile, c'era la liberazione di Schio e di tutti i nostri territori, quindi credo che anche questa sia una fatalità che è interessante proprio perché parliamo di storia. Grazie a tutti, lascerai le parole a Fabrizio che magari introduce, giusto?